Credo che sia necessaria anche un'azione sinergica tra queste amministrazioni, tra questi comuni, per fare in modo che il governo prenda misure eccezionali per aiutare appunto queste città che sono in difficoltà. Sindaco, il bilancio consuntivo e preventivo sono le due spine nel fianco delle situazioni da risolvere immediatamente. Assolutamente sì, c'è un termine che è quello del 30 novembre che io non so come rispettare. Onestamente, appena insediato oggi prenderò contatti con il Ministero e con il Prefetto per vedere quali che sono le azioni più utili per superare questo problema, perché il bilancio consuntivo per gli atti che sono in mio possesso come il preventivo ancora non è stato completato e credo che sia difficile che gli uffici possano completarlo entro le scadenze che ci consentono poi di approvarlo nei termini indicati dalla legge. La giunta è quasi completata. Lei ha portato avanti una campagna elettorale importante da Sant'Angelo e ha iniziato con un pensiero la prima cittadina rivolta ai giovani. Assolutamente sì, il futuro della città sono loro, quindi dobbiamo pensare a quello che è utile per fare in modo che possano crescere e realizzare le loro ambizioni nella nostra città. Una città che pensa ai giovani, una città che cresce, che ha futuro, diventa attrattiva anche per chi non è di questa città. Io spero che si inverta questa tendenza alla emigrazione con una invece immigrazione positiva di persone che non sono cosentini, che non sono calabresi, ma che vengono a viverci e per investirci. Seppur con mille difficoltà, resta un sogno per lei essere sindaco di Cosenza? Assolutamente sì, è un sogno bellissimo, meraviglioso, che si è realizzato. Spero che le difficoltà che incontreremo non me lo facciano godere poco, però è il dovere del sindaco affrontare, come io farò, con un atto di verità alla città, non appena avrò la situazione chiara di quella che è la consistenza del debito e anche di tutti gli altri aspetti della città, lo farò con una conferenza stampa in cui informerò la città, ma questo sarà il passo iniziale per poi iniziare un percorso di ricostruzione, di recupero, di risanamento e di crescita della nostra comunità e della nostra città. Sindaco, domani c'è il derby Cosenza Regina, potrebbe essere questa la sua prima uscita ufficiale? Sarò sicuramente presente insieme al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatè, per testimoniare anche i valori che sono legati allo sport. Io credo molto nelle discipline sportive, credo nel valore unificante dello sport e credo che insieme possiamo dare un bel messaggio di unità delle nostre comunità. Poi sul campo ci sarà lo sport.